Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazia, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. «Sento compassione per la folla, non voglio rimandarli digiuni». In una serie televisiva degli anni 90 chiamata Giona Barcadia, la protagonista si trova davanti a un uomo che gli dice di essere Dio. Per mettere alla prova gli chiede un miracolo e lui lo conduce di fronte ad un albero millenario. La ragazza allora lo incalza dicendo: «Ma è solo un albero». E lui gli risponde: «Sì, ma prova tu a farlo». La parola miracolo che usiamo in italiano, così come quelle usate dalle altre lingue come milagro in spagnolo o wonder in inglese, pur significando tutte un'opera al di fuori delle possibilità delle leggi naturali, indica prima di tutto la reazione umana, quella del meravigliarsi, rappresentata dalla radice latina mirare o tedesca wunder, e non certo il suo autore. Tutto questo accade per via del modo in cui percepiamo il mondo. Pensiamo che ci sia un livello ordinario che precede in modo automatico, che non è portatore di un significato proprio, ma lo assume in base a quanto danneggia o facilita il raggiungimento dei nostri obiettivi. Per cui la pioggia è tendenzialmente negativa, visto che rovina i piani per il nostro weekend, durante il quale prevedevamo un barbecue all'aperto con gli amici. Razionalmente sappiamo che l'acqua potabile che abbiamo a disposizione è direttamente collegata con il regolare avvicendarsi delle piogge, ma questo non arriva certo a livello profondo, anzi nemmeno emotivo. In realtà niente è dovuto e necessario, ma tutto è dono gratuito da parte di Dio. Alcune cose lo sono in modo indiretto, arrivando a noi attraverso una catena di cause orchestrata dalla provvidenza, altre come doni speciali. Ma dal momento che siamo concentrati solo su noi stessi, ecco che ci muove il cuore solo la sorpresina dell'ovetto di cioccolato e non un pianeta e una storia che sono pensate anche per accogliere me, qui ed ora, e che a loro volta offrono le condizioni di possibilità perché la mia persona possa formarsi, crescere e raggiungere la sua pienezza. Continuiamo ancora a dividere naturale e soprannaturale, mentre esiste un solo piano frutto dell'interesse e della cura di Dio. Impariamo allora a essere grati di quella grazia preveniente che accompagna da sempre la nostra persona e vedremo come cambierà la qualità del nostro sguardo sul mondo e sulla nostra vita.